15 dicembre 2020. Questa sera auguriamo buon compleanno a Beethoven. Beethoven compie 250 anni, pensate. E in questa serata dovremmo essere non qui online, ma in presenza in Aula Magna a Codignano a ricordare questo grandissimo musicista. In un evento creato dal Comune di Codignano, dell'Assessorato alla Cultura, Biblioteca di Codignano, insieme alla Scuola di Musica Feret di Codignano. Io dovevo raccontarvi gli aspetti principali di questo musicista e farvi ascoltare sia attraverso il pianoforte che attraverso delle registrazioni orchestrali le sue composizioni principali. Quest'anno, in questo momento, non è possibile. Questo breve intervento serve a rimandare l'incontro a più avanti, a quando sarà possibile, quando non ci saranno più queste restrizioni, non ci saranno più questi problemi, noi faremo l'incontro per parlare, per gustare la musica di Beethoven. Questo musicista straordinario che è nato 14 anni dopo di morto. Sono 14 anni che contano, perché grazie a questi 14 anni Beethoven vive periodo successivo alla Rivoluzione Francese. E quando nel 89 c'è la Rivoluzione, lui ha 19 anni. È lì che comincia la sua carriera, che si svilupperà poi a Vienna. E quindi con degli ideali diversi, con modo anche di comporre diverso rispetto a Mozart. Mozart aveva tentato di liberarsi dalle catene dell'aristocrazia, del fatto di essere un musicista di corte. Beethoven riuscirà in questo intento, riuscirà a comporre liberamente grazie all'appoggio di influenti borghesi che lo aiuteranno, e sarà molto meno prolifico sia di Mozart che di Haydn, altro grande compositore del periodo. Però molte di queste poche composizioni diventeranno poi importanti, perché in ognuna Beethoven si mette tutto se stesso, lavora parecchio, le elabora, le modifica in continuazione per modellarle e farle diventare qualcosa di importante. Ecco, in questo incontro parleremo ovviamente delle sue sinfonie, parleremo delle sonate, parleremo della soldità e di come poi nell'ultima parte della vita sia riuscito a scrivere delle cose inconcepibili per l'epoca, veramente eccezionali, le ultime sonate per pianoforte, armonie stranissime, ritmi originali, e a concludere con quel grande testamento musicale che è la Nona Sinfonia. Bene, vi do l'appuntamento a una data che ancora non è possibile fissare, ma ci vediamo sicuramente più avanti a Codignano per parlare e soprattutto per gustare la musica di questo grandissimo musicista. Arrivederci.